del comune non avrei potuto neanche esporre. Il sindaco di prima, Corradetti, e poi continuato bellamente, più che bellamente, dall'attuale sindaco Fabio Polini, ci dà la possibilità di fruire, io direi, facciamo per 100 anni, vero? Per 100 anni, tanto non ci saremo più, che ci importa. Tu pensa per te. Sì, sì. Incomodato, abbiamo questo stabile e c'è un grande museo di 3 piani di arte sacra e di icone. Benissimo. Adesso io vi dirò qualcosa, poi ci sarà il maestro Guerrino Lovato, che viene da Venezia, direttamente. Sei venuto ieri o oggi? Sono partito ieri perché ieri non sera. Arrivavo puntuale, se no le gondole, sapete, sono lente. È vero, è vero. Poi c'è, c'è, poi tra poco lo capirete, c'è un legame con un altro tabernacolo, forse il primo scoperto e che già è stato studiato e addirittura è stato anche pubblicato, c'è un bel libro, ecco, è il greco, il tabernacolo di Bettona, in provincia di Perugia, sotto Assisi. Già questo è un altro tabernacolo, però si trovano soltanto le tavolette. E qui c'è il responsabile del comitato di Bettona, il professor Foresti, che dopo anche lui ci dirà qualcosa. Allora, io vi dico subito una cosa. Come è venuto fuori la scoperta di questo bellissimo manufatto che adesso finalmente possiamo scoprire, aprire insieme, perché insieme siamo tutti e due... Ecco, responsabili. Cosa? Rivedete giù? Mamma mia, come la televisione allora. Vai. Allora, tira tu. Adagio. Ecco qua. Senti, botti da sacrificio. Sì, perché facciamo la festa domenica prossima. No, era per noi adesso. Ah, giusto, in concomitanza. Allora guardate bene. Questo è un tabernacolo eucaristico, cioè è il tabernacolo dove si pongono le ostie consacrate dopo la messa. Tabernaculum vuol dire casa del Signore. E tra parentesi, dietro le vostre spalle avete un altro tabernacolo che risale al 1488 dietro le vostre spalle. È un altro tabernacolo. Questo è un tabernacolo eucaristico, qui dentro si metteva le ostie consacrate, c'è ancora una porticina decorata con delle stelle sul fondo azzurro, mi sembra, sì. Sì, bellissime stelle gialle, e appunto è un tabernacolo. Ma quello che voi vedete è un tabernacolo vuoto, no, certo è vuoto, ma è vuoto dentro, cioè non ha bellezza, dentro c'è semplicemente legno, come si potrebbe dire, legno grezzo, ma non era così. Se fuori era bello, dorato, colorato, dentro era altrettanto abbellito, e proprio questo abbellimento ci ha permesso di scoprire la data e la provenienza e anche la compravendita, perché, ed ecco la scoperta che è stata fatta del manufatto adesso, che è venuto fuori un mese fa circa, il giorno preciso. Meno, il 6 di agosto. Il 6 di agosto qualcuno è venuto qua al museo, ha fotografato, sempre mi chiedono gentilmente, possiamo fotografare? Io mai detto di no. Grande. E questa volta è andata bene. Da premiato. Ecco, questa foto è andata ad altri ancora, finché è arrivato al maestro Guerrino Lovato. E anche c'è Gianni qui, che anche lui è stato il tramite, poi sì. L'altro tramite sei stato tu? No, è stato Tony. Ah, Tony? Ecco lui. Ah, no, è loro due, vero? Voi due? Sì, sì. E insomma, un passaparola per immagini fotografiche, ed è arrivato, ciao Simone, è arrivato questo al professore che maestro. Ha detto, al maestro, pardon, che ha visto, no, questo è il greco, quindi dopo vi dirà bene. Però io ho scoperto adesso anche, la data e la provenienza, diciamo, provenienza geografica, e anche ho scoperto chi l'ha comprato. Ecco qua. Questo si trova nell'archivio parrocchiale, quindi è un bene del paese, della parrocchia, è nostro, è di Castignano.
sono esattamente, indovinate quanti anni? Esatti. Esatti, eh? Dite una, beh, il greco più o meno lo conoscete? Sei del 1470. 1570. 1570, scusami. Esattamente. Volevo dire 500. Anni. 450. 450 anni che questo manufatto è qui a Castignano. E nell'archivio c'è il libro delle uscite, uscite vuol dire di quello che hanno speso. Chi? La confraternita del Sacramento. C'erano due confraternite, tre anche, qui a Castignano. Confraternita del Sacramento, confraternita del Rosario, confraternita della Dolorata. Siamo nella festa della Dolorata. Ebbene, in questo libro delle uscite, io non l'avevo, cioè non è, quando mi hanno detto che poteva essere una cosa importante, io ho detto subito, se c'è qualcosa nel libro delle uscite, io sono un archivista, conosco già bene questo mondo, l'ho letto tutto in un giorno, fatica, una fatica enorme, enorme, perché poi è scritto con tutto, è computato, cioè esatto. Le parole sono accorciate, poi le calligrafie sono diverse uno dall'altro, perché qui ci sono quasi 50 anni e quindi sono diversissime, alcuni hanno scrittura gallinacea e l'ho letto la prima volta, ho detto niente, non ho trovato niente, un giorno intero ci sono stato, un giorno intero non c'è niente. Poi io dico ma può essere se c'è questo manufatto. Ho rifatto il secondo giro, a quasi metà, trovo 1570, le uscite del 1570 a cominciare dal 2 luglio del 1570, questo, come si potrebbe dire, no, segretario, economo della confraternita che si chiamava Compagnia, Camerlengo fa la notazione di tutte le uscite di quello che hanno comprato. Io pagai, item pagai, c'è qualche parola in latino ma molto tutto in italiano, del 500 naturalmente, alla fine 1570 da luglio ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 14, ci sono 14 spese fatte da luglio, 14 spese, non è che fanno le spese tutti i giorni, 14 luglio già ci rimanda sicuramente al 1571, quando marzo, aprile, maggio, è qui è impossibile perché non viene messo il giorno e il mese, finalmente si arriva et item, pagò il detto depositario, per che cosa? Non ha detto del tabernacolo, ha detto una cosa diversa, per il raso era una era un tessuto tipo seta, ma non era seta, però dopo anche seta. Dice il tanto raso con il camorsino o comorsino è uguale fiorentino, che è una stoffa preziosissima, insieme a sete e frange per abbellire, e te lo sgabello anche, lo sgabello, per abbellire il tabernacolo comprato per le mani del detto Latino Danteo a Foligno. E ha pagato, indovinate quanto ha pagato, ha pagato 25 fiorini. Il fiorino è d'oro, il fiorino sono delle monetine d'oro, 25, un pugnetto di fiorini, che non è poco, è tantissimo, quindi loro sanno che vale, sanno che viene da qualcuno che già è affermato, ecco, e hanno pagato non solo 25 fiorini e 37 bolognini, che è una misura inferiore, minore. Questo è, mi ha detto il maestro, per adesso, perché nella storia dell'arte non c'è mai nulla di definitivo, e per adesso è l'unico documento che è affidato insieme, è collegato con uno dei tanti tabernacoli di El Greco. Io adesso vi ho soltanto fatto l'antefatto della
scoperta, virgolette, da un mese a questa parte, della scoperta archivistica molto importante. Adesso lui vi dirà perché a Foligno e non a Roma e non a Venezia e non a... va bene, a Foligno ce ne sono altri. E poi, ecco, la... io è un mese che non ci dormo, dal 20 agosto non dormo più veramente, non riesco più a capire che abbiamo fra le mani un capolavoro che ci invidierà d'ora in poi il mondo dell'arte, il mondo della storia, e credo anche che questo tabernacolo aiuterà a capire un po' di più il periodo di El Greco che ha vissuto in Italia prima di andare in Spagna per essere chiamato El Greco, il Greco, nato a Creta e poi andato a Firenze, a Venezia, pardon, 2 anni circa, poi da Venezia passa a Roma, un periodo un po' più grande, 6-7 anni circa, e poi andrà in Spagna. Domanda, in quel periodo di Roma, che ha fatto? Stanno venendo fuori, ecco, le opere di El Greco spagnolo romano, pardon, El Greco italiano romano, trattino italiano romano, e poi non è detto italiano, veneziano, romano, tutti trattini uguali. Ecco, che vi devo dire? Io non voglio dirvi altro, trovate molto in cartella anche di tanto questo materiale, c'è anche la foto, c'è anche la foto del documento. Insomma, commuovetevi con me, commuoviamoci insieme, soltanto per avere toccato con mano. Ah, devo dire che questo poi, dov'era? Era, per quelli castigliano lo sanno, era nell'oratorio del Santissimo Sacramento, che non c'è più, buttato una cinquantina di anni fa. Purtroppo, dopo il terremoto del 43, la chiesa ha avuto dei danni di San Pietro ed era collegato l'oratorio con la chiesa di San Pietro. Adesso quando voi entrate in piazza, adesso è stretto perché stanno rifacendo la piazza, ma quando entrate in piazza subito fiancheggiate la chiesa. Allora no, quando io ero bambino, quando ero ragazzo fino a un certo punto, fino agli anni 50-55 credo, lì non c'era il fianco nudo della chiesa, ma c'era una loggia, un loggiato, e sopra c'era una grande... Questo è l'ingresso, e questa è una foto vecchia degli anni 40, c'era questo loggiato, sopra c'era la confraternita. Tutto questo è stato demolito. Lì era deposto il tabernacolo, perché era l'oratorio del sacramento. E poi, quando è il loggiato è andato giù, o anche prima, è stato portato in chiesa. In chiesa, non c'è bisogno di metterlo in chiesa, c'erano già i tabernacoli, è stato messo da una parte. Poi sappiamo che gli anni 50 qua a Castignano è stato un depauperamento enorme, tremendo dei beni culturali, buttato in soffitta, lasciato in mezzo allo sporco e all'umidità, e non vi dico come io l'ho ritrovato 4 anni fa, era massacrato, era tormentato. L'ho fatto restaurare, è venuto fuori il restauro bellissimo da Andrea Simoni di Comunanza. È qui? Non è qui purtroppo, non è qui, mi ha mandato tutta la documentazione del prima e del dopo, cioè, lì in cartella c'è anche qualcosa del prima, no? Sì, non in cartella no, ma le abbiamo le fotografie qui, saranno fornite. Ecco, e adesso io quando l'ho fatto restaurare ho detto al parroco, beh, dove lo metti adesso? Mettiamolo al museo, ma non sapevo che era così importante, infatti ho messo subito sotto l'etichetta ignoto. pittore italiano del, ho detto 1600, sì. 1600 ho messo, più di questo non sapevo, non potevo capire. Per fortuna, adesso lascio la parola a lui, per fortuna c'è chi ne sapeva, dico la verità, ne sapeva più di me su questo campo e anche su altro ne sa più di me, e adesso sentite la bellezza della parola di Guerrino. Povero sindaco, dica due parole perché deve andare a pulire le scuole per l'antivirus. Abbiamo 13 minuti ancora. La sindaca. No, io voglio dire che veramente non è una piaggeria. Io devo ringraziare i sindaci di Castignano, il precedente è lui,
perché se non ci fossero stati loro non avremmo avuto questo museo. E non solo, ma anche quanto fanno per il museo, non avete un'idea, io continuamente devo chiedere qualcosa a loro e loro sono sempre generosissimi. E in lui ringrazio non soltanto lui personalmente, la municipalità e l'intera comunità di Castignano. Grazie. Grazie per le tue parole, non mi porto via tempo. Innanzitutto tutto questo è grazie a Don Vincenzo. Se non ci fosse stato Don Vincenzo, tutto questo che vedete oggi non ci sarebbe a Castignano, per cui la comunità lo ringrazia per tutto quello che sta facendo e ha fatto per Castignano. Don Vincenzo ha scritto un libro sulle chiese di Castignano, non so se lo avete visto, se l'avete letto. Quando lo presentò fece una requisitoria contro i sindaci, tanto che io mi alzai in piedi e chiesi scusa a nome di tutti i miei predecessori che avevano distrutto Castignano per lungo e per largo. Dal 1861. Dopo il mio. Allora mi alzai in piedi. Hanno buttato giù le mura, hanno buttato giù le chiese, hanno preso il monastero delle Moniche, ci hanno fatto il municipio, hanno buttato giù le porte antiche medievali e anche adesso anche quello scempio lì di quello che abbiamo detto adesso. Sì, certo. Aggiungo. Ecco. Ma non è colpa sua. No, sua no, ma sua nonno mi sa. Ho chiesto scusa per tutto quello che avete tutti la cartella stampa? No. Dopo non infatti. Ho chiesto scusa per tutto quello che i sindaci avevano combinato. Ecco, diciamo, quella chiesa col terremoto del 2016 oggi è inagibile. Il 43 ha avuto dei crolli, oggi non ce li ha, ma è inagibile ugualmente. Questo per dire che fortunatamente, grazie a Don Vincenzo, quest'opera è stata ritrovata, è stata oggi, capiamo che ha un valore inestimabile. È un patrimonio, diventa un patrimonio per la nostra comunità, come ha detto Don Vincenzo. Ecco, ma grazie all'attenzione di queste persone che amano veramente così in modo forte la cultura, che è il segno dei nostri tempi, che ci indica la strada da dove veniamo, da quello che i popoli hanno fatto. Come dicevo prima con il maestro, tante volte un paese si ritrova con una fortuna senza aver fatto niente, senza saperlo, semplicemente perché un artista di quel periodo ha fatto un'opera che i nostri predecessori poi hanno acquistato, all'epoca l'avevano valorizzata, poi purtroppo quello che è successo ce l'ha raccontato Don Vincenzo. Oggi grazie a questo connubio, no, che si è venuto a creare, il maestro ci dice che abbiamo un'opera importante. Io vi ringrazio di tutto quello che fate per la nostra comunità, purtroppo vi devo lasciare perché ho una riunione per far ripartire le scuole, l'avevo programmata prima che Don Vincenzo mi chiamasse che oggi c'era questa bellissima relazione, spero di avere altre occasioni di averla qui ospite a Castignano, anche il professore, scusami le spalle, che faremo anche una presentazione a tutta la città. Esatto, sì. Ecco, sì. Magari sarà l'occasione anche da parte mia di esserci, certo. Perché sicuramente è un'opera di grandissimo valore, eccezionale. Io vi ringrazio e mi scuso che vi devo lasciare per questi ovvi motivi. Ok. Grazie sindaco. Una cartella qua in fondo. Giorgio, da che parte mi metto? Perché non riesco a star fermo, voi avete capito? Dove sei più fotogenico? Qui va bene, ma Giorgio non si vede, vero Giorgio? Io sono fotogenico, ve lasciamo stare. Dove sei, fotogenico o cartegenico? Sì, benissimo, di quella usata, io uso sempre quella usata perché sono un ecologista. Buongiorno a tutti, buongiorno a Castignano, buongiorno al sindaco che prenderemo in parola su questo argomento. Guardate, siamo in un film tra i più belli, sapete, di quelle telenovelas che non ho nemmeno la televisione, dove tutto finisce veramente al meglio, si soffre, si batte i piedi, si insiste, si crede, si piange, ci si dispera, ti umiliano, ti abbattono, posso andare avanti all'infinito ed è tutto vero, ma 6 anni fa ne ho trovato per fare una conferenza su altri argomenti nella Pinacoteca Comunale di Bettona, suo gemello di questo, smembrato perché le tavolette sono state tolte, separate, sono esposte in Pinacoteca, dunque un museo dello Stato. E ovviamente ho fatto la mia attribuzione, i miei studi, che hanno avuto anche una certa fortuna perché dopo 3 anni è stato esposto alla mostra di Treviso
e il greco Metamorfosi di un genio, curata dal professor Lionello Puppi, il più grande esperto del greco in Italia e mio amico da 30 anni, con un catalogo in due volumi molto importanti che abbiamo omaggiato come Comitato il Greco in questa biblioteca, volume che mancava qui, due volumi che mancavano, c'era un po' di spazio, una grande mostra dove l'abbiamo proposto dubitativamente, quello di Bettona. Parliamo di questo, che come vedete ha quattro evangelisti uguali, tratti dallo stesso disegno, portelle diverse. Dopo Bettona si è data da fare, e devo dire il sindaco è riuscito a creare un convegno dove sono venuti 22 studiosi da tutto il mondo con i soldi del MIBACT, sapete, dello Stato italiano, 2 anni fa. E hanno parlato non del tabernacolo, 2 su 22, però hanno parlato delle nuove ricerche del greco del periodo italiano, per dirvi quanto è importante questo autore. Io posso insistere stamattina per dirvi quanto è importante, non basterebbe, è uno dei 10 più noti artisti occidentali per statistica di numeri, di libri, di, come si dice oggi, di file, di tutte quelle cose là, cioè è uno dei nomi che quando si dice l'arte, il decimo è lui, dunque è il greco. Vado, poi torno sugli argomenti. È il greco, nasce a Candia, che è un'isola, Creta attualmente. Candia per i veneziani, Candiotto viene detto lui. E io che vengo da una famiglia di contadini vicentini, il Candiotta era la botte con i ganci, con gli anelli per portare il vino, come si portava sulle navi, sulle barche, il vino da Candia che veniva in Italia, è rimasto anche nella tradizione locale, e la botte rotonda robusta, no? con i ganci. Beh, Candiotto era lui. Viene a Venezia probabilmente, ecco perché i documenti sono importanti, qui oggi a Castignano abbiamo 2 monumenti della storia, uno che vale per gli occhi, per i sentimenti, per la vista, per il piacere, per l'intelligenza, per la morbosità della bellezza, io uso queste parole, voglio dire, e un altro invece che è il documento storico inoppugnabile, quel testo che ha trovato Don Vincenzo, che conferma che questo è stato qui voluto, comprato da voi 450 anni fa. Sono importanti queste due cose, primo perché intanto questo deve far impazzire gli storici dell'arte, gelosi, invidiosi, esclusivisti, baroni e tutto quello, perché io parlo veramente liberamente, ma sono, come dire, molto dentro alla materia, e anche molto temuto e anche molto facilmente buttabile da parte. Al convegno di Bettona non mi hanno invitato. Mi interessa l'argomento, ma non lo apriamo oggi, perché non ho i titoli, sono maestro d'arte, non sono storico. Che usa parentesi perché l'Italia è un paese meraviglioso. E io non ci sono andato. Ma però la fortuna mi ha premiato, perché nemmeno un mese fa quel signore con la maglietta bianca, questo ve lo devo dire, è venuto qui, ha visto la collezione, ha potuto fotografare. E cosa si è ricordato lui? Si è ricordato di aver visto un tabernacolo simile a casa di Gianni Malizia, che è quel signore lì, perché Gianni ha costruito un modello in legno per me, per una mostra che faremo qui, un modello in legno in scala 1 a 1 di quello di Bettona. Mi seguite? Di legno, sono bravissimi, e dovevamo farci le pitturine dentro. E allora lui è andato a trovare l'altro e ha visto nella sua laboratorio un tabernacolo identico che Gianni lo stava facendo dorare e tutto quanto. È venuto qui 2 anni dopo, la memoria, no? E ha fatto 8 fotografie. L'ultima era questo. Gianni me l'ha mandato, a momenti mi veniva un infarto, era venuto, Gianni paga quel signore di quello che serve, che me lo fotografi tutto, no? Una foto fatta così. Gianni mi ha detto, vado sabato dal prete, che per fortuna è anche un mio amico, dice, col quale andrete d'accordo, ed è verissimo, perché a volte i preti sono vizzosi, megalomani, non vi dico i monsignori, non vi dico, ma lei chi è? Ti fanno l'esame del sangue, oltre a quello della dottrina cristiana. Ti scomunico se non parli tanto. Tu adesso, ti do del tu. Bene. Per fortuna Don Vincenzo è un miracolo nel miracolo, lo dice una persona, come dire, non di fede. È un miracolo che sa molto della fede, ma non la pratica. Ma è un miracolo nel miracolo, perché il suo entusiasmo, la sua intelligenza, il suo amore per l'arte davvero ha condensato in questo edificio la sua biografia, la sua storia, la sua vocazione, che non sapeva di averla solo nella fede, applausi, ma anche, voglio dire, nell'arte. C'era quasi arrivato, ma vi stavo dicendo che il signor Toni, dunque, ha visto nel laboratorio un tabernacolo simile, vedete la visibilità delle cose, è venuto qui e ha detto guarda, assomiglia a quello che faceva Gianni, ha mandato la foto a Gianni, l'ha mandata a me. Gianni è venuto a fare una campagna fotografica sotto gli occhi del monsignore senza dirgli niente, lui sudava, non capiva, ragazzi aprite, girate, fate, ma non gli hanno detto niente, pensa che bravi miei amici, complici. Quando ho visto le fotografie a Venezia, credetemi, accendevo il cellulare e lo spegnevo, vedevo una foto alla volta, non reggevo.
come dire, ma certo, ma cosa voglio di più? Sembrava che le creassi io col mio sguardo le immagini, da quanto queste confermavano la qualità, la bellezza, la fattura, l'egrecità di questo oggetto. Siamo venuti qui il 20, ci siamo messi intorno, ancora non sapeva niente, e geniale la profetica intelligenza di Don Vincenzo, che quando io ho cominciato a descriverlo facendoci una specie di fumo culturale intorno, non fumo per confonderlo, ma fumo per inebriarlo, un incenso di parole, antiche espressioni mi vengono stamattina, un incenso di parole, lui ha detto da solo, è il greco, l'ha detto Don Vincenzo, ho il testimone. E ho detto, come ha detto quello molto più importante di me, tu l'hai detto. Bene, e da quel momento lui galleggiava, camminava mezzo metro da terra, abbiamo girato intorno come le api all'alveare, abbiamo detto di tutto e di più, si è dimenticato di dire messa, vero, l'ha detto lui, mezz'ora in ritardo sulle campane che chiamavano, era da un'altra parte, con la festa e con l'entusiasmo. Dunque, capite il nesso che è interessante, il modello che viene a San Benedetto del Tronto ricostruito da Gianni, che viene visto da Tony, che viene visto l'originale, che viene chiamato alla fonte chi aveva creato tutta la situazione, perché sono 6 anni che inseguiamo con Giorgio Foresti del Comitato Greco di Bettona, che è il più grosso centro dati su questi tabernacoli, che studiamo questi tabernacoli. Cosa viene fuori? Che ne abbiamo trovati 31, ma non sono tutti. Alcune sono foto in bianco e nero fatte prima della guerra, alcune dopo la guerra dalle sovrintendenze, mai capiti. Posso dirvelo, raramente dicono pittori, questi pittori che dipingono a tempera grassa, vengono, con questo stile, vengono chiamati veneto-cretesi, perché è un fenomeno che Venezia ha studiato. E ecco perché in Umbria non l'hanno capito quello di Bettona, perché era un fenomeno veneziano, adriatico. E vengono chiamati madonneri, che è un nome un po' dispregiativo, cioè di pittura madone, capisci? Cioè madonne di culto popolare. E dunque vengono chiamati madonneri, ma tutti sapevano che il greco, il genio, viene dalla mentalità dei madonneri. Non lo è mai stato, lui era un maestro fin da giovane, però viene dai madonneri. Dunque queste pitture che avrebbero dovuto le sovrintendenze, ne sono in parte incolpevoli, ma insomma a volte sono anche pigri, diciamocela tutta, qui pigri, di avere un po' di luce e capire che questa è pittura dei madonneri veneto-cretesi. E abbiamo trovato 31 tabernacoli sparsi in 3 regioni, tutte dello Stato Pontificio, la maggior parte in Umbria, Alto Lazio e anche nelle Marche. 4 nelle Marche, 1 a Jesi, 2 a Ripatransone, 1 al Museo e 1 al Duomo, e l'abbiamo scoperto da poco, purtroppo quello che è rimasto. E questo, ma questo, come quello di Bettona dall'altra parte, voglio dire, muove. Hai presente il carro, hai presente Santa Lucia trainata dai buoi, che è inamovibile nella sua fede, e fanno come fa Lorenzo Lotto, migliaia di buoi che tirano all'infinito il corpo di lei inamovibile? Ecco, questo è un oggetto inamovibile nella cultura, perché ha i documenti e ha la qualità estetica. Chiunque potrà provare a spostare quello che sto dicendo oggi dovrà, come dire, ammettere piano piano. Io ho capito che ho capito prima degli altri, sarà dura mettere tutti gli storici dell'arte in fila, non è che devono sottostare al mio giudizio, per nulla, la scienza è sempre democratica, aperta, e aspettiamo tutte le contraddizioni e tutte quante le critiche, però li voglierei provare su questo. Quello di Bettona, del quale abbiamo qui dei piccoli, delle fotografie per dirvi un dettaglio, vedete che questo è l'elemento che ci vogliono i guanti, ma uso la parte restaurata, vedete? Questo San Matteo e l'Angelo, vedete? Questo è l'ingrandimento di quello di Bettona. Vedete che è lo stesso disegno, no? Quello di Bettona è fantastico, ma qui gli storici dell'arte, che oggi non sono più, ahimè, dell'arte, sono storici e basta, guardano i documenti, si eccitano di più di fronte a una fotocopia che di fronte a un originale, perché non hanno più le emozioni sono le cose più semplici e più complesse della nostra mente. Uno storico dell'arte, e chi mi conosce lo sa, non sono certo l'unico, sovrappone immagine per 60 anni, io ne ho 62, prima di arrivare a quella giusta, perché gli si presentano tutte davanti. Pensate quale cultura deve avere delle immagini, chi mi conosce lo sa quanto io lavoro su questo fronte, no? Lo storico dell'arte oggi deve trovare il documento, casomai gli viene un po' di vertigine se il documento è giusto, e dopo vanno a vedere l'opera. Ma scusate, stiamo parlando d'arte, non stiamo parlando di vendita di sacchi di patate, di fagioli, di canapa, di botti di vino, che va benissimo nella storia dell'uomo,
Stiamo parlando di un'opera d'arte. Adesso entriamo nell'opera d'arte. Datemi un po' di tempo per dirvi, cioè, l'opera d'arte. L'artista è un genio. Un genio, quando abbiamo usato questa parola, è qualcuno che riesce a mettere insieme idee, sensazioni, emozioni che provengono da un altro, da un'altra dimensione e ce le traducono per noi. Lo vedo dal volto che voi siete tutti specialisti del greco qui. Però voglio dire, qui stiamo parlando, siamo nel 1570, dunque era stata fatta la riforma protestante nel 17, sapete, del 500, c'era stata la battaglia di Lepanto, che è proprio del 71, e poi voglio dire, siamo in quegli anni dove ci sono gli orientali che vengono, i turchi che stanno invadendo il Mediterraneo, il cristianesimo che vacilla, Costantinopoli era già, purtroppo era già diventata turca dal 1453, e dunque voglio dire, qui tremavamo per l'arrivo della forza islamica, nel senso dei turchi che perché erano guerre, no? Non era migliore nell'uno nell'altro delle due fazioni. Però voglio dire, la battaglia di Lepanto, Famagosta, quello che è stata la fine di Bragadin, spellato vivo, ma aveva ucciso 5.000 turchi che passavano per il canale, 5.000 ne ha uccisi, passavano sotto con la barca e lui gli dice 5.000 uomini, non so se mi spiego, erano guerre. Va bene, per parlare un po', qui da queste parti c'era lo Stato Pontificio e la Chiesa chiedeva soldi contro Lepanto, no, e tra l'altro vincono a Lepanto, no, con Pio V. Vincono la battaglia. E dunque voglio dire, bisognerebbe adesso calarsi, non abbiamo tempo di oggi, anche sulla cultura materiale, quanto valevano i famosi 200 fiorini, 25 fiorini d'oro, è una manata di soldini d'oro che stanno lì, pesano. Qui credo che da ste parti si comprava una tenuta con una casa, con i terreni intorno, con le pecore e poi mette anche il pastore. Cioè voglio dire, questa confraternita dei crocifissi del sacramento, non volevo bestemmiare, questa confraternita del sacramento investe una cifra formidabile per una comunità così piccola, tutto sommato, e così ricca, sì, senz'altro c'era molta economia, forse più abitanti di adesso, ma calcolate all'epoca cosa doveva essere la povertà, cosa doveva essere la carestia, le malattie, l'oro, e l'oro era ambizione, gli idoli non devono essere d'oro, la fede non dovrebbe aver bisogno degli idoli, non è vero, il comandamento direbbe così, ma loro e la confraternita vogliono un tabernacolo meraviglioso, vogliono una cosa da stupire il mondo, lo pagano quello che vale, che viene da Roma. Non è fatto da queste parti, perché forse ho tralasciato 31 tabernacoli, tutti della stessa architettura, 14 identici, dunque provengono dalla stessa bottega, ovvio, se sono identici, stessa misura, stesse colonne, stessi vetriti, stessi bulbi, stessi tutto identico, tra delle pitture. Di questi 14, dei 31, seguite, 14 sono identici di architettura, 3 sono dipinti da il greco, questo, quello di Bettona e quello di Montefalco, che è da restaurare purtroppo. E sono tutti identici di architettura. Qualcuno ha 5 facce, come quello di Bettona, alcuni ne hanno 3 dipinte e una schiena. Dunque, cosa chiedono loro alla loro confraternita? Un pezzo all'avanguardia di un pittore straordinario. Perché credetemi, questa pittura qui non era facile da accettare da queste parti. Perché siamo nel 1570 e qualche pignolo avrà detto: ma com'è stato dipinto in fretta? Ma perché le linee non sono coordinate? Qui la cultura locale era ancora legata ai culti della pittura del Pagani, del Critelli, prima di Lorenzo Lotto in mezzo, voglio dire magari anche di quello di Caldarola, di De Magistris, cioè quella era la pittura che si usava, e vi assicuro che quando ci facevano pagare tutti, chiesa compresa, volevano dal pittore, come voi oggi fate con l'idraulico, volevano che funzionasse, che fosse garantita, che andasse bene, i rubinetti si aprono, capite cosa voglio dire? Doveva essere consona tutta la confraternita, si è andata a vederlo, ma dove avevano buttato sti soldi? E qualcuno aveva detto, beh, ma poteva finire un po' di più, ma guarda, oppure qualcuno aveva detto, a Roma si usa così. Appena morto Michelangelo, il Papa ha cose di questo tipo, perché il nostro greco lavora dal 70 a Palazzo Farnese, dentro Palazzo Farnese, questo è uno dei rari documenti, no? Giulio Clodio lo chiamano di Farnese, erano papi e ricchi, la più ricca famiglia d'Italia, vogliamo, più dei Medici. Dunque, qualcuno avrà detto, ma insomma, ma è tirato un po' via, come dire, è slavato, guarda i colori, ma guarda che posizioni, guarda che... Cioè, la critica l'avrà avuta perché, senza offesa, siamo in una provincia dove la cultura è più lenta e le novità arrivano con più lentezza. Questa è pittura della maniera, si dice, cioè della maniera vuol dire che una volta superati i grandi geni del Cinquecento,
Tiziano, Raffaello, e Michelangelo, e Sebastiano del Piombo, e Giorgione, e possiamo andare anche ad Andrea del Sarto, insomma la grande pittura della generazione nata intorno al 1480, quelli che nascono già nel 500, parlando di Venezia, Tintoretto, Veronese, Bassano, cominciano a evolvere quella pittura condensata e sapiente che era il primo Rinascimento, e fanno questa pittura più, come dire, sensuale, uso la parola, più deformata, che tocca altri sentimenti, che si chiama appunto manierismo, la maniera, una bella maniera, un bel modo. Di questi uno dei capostipiti è stato Parmigianino, qui ci sono influenze sue, che farà dei disegni stupendi, che tutta l'Italia conosce, tutti gli artisti copiano, compreso Tiziano, dicendolo da Parmigianino, perché muore giovane, 37 anni. Dunque, qui siamo nel 1570, siamo già oltre, Roma è già piena di grandi pittori che lavorano. Arriva il Greco da Venezia, si inserisce in casa Farnese, ha quasi l'obbligo, nonché la fama, di essere un pittore di piccole dimensioni, da carta, cioè è scritto nel contratto che fa con l'Accademia di San Luca, che vuol dire dipingere in piccolo, perché lui viene da una tradizione delle icone. E qui sarebbe un'altra conferenza che non faremo oggi, perché lui è molto importante, questa non è sua, questa è la dell'Ottocento, del Novecento, e questa è la pittura che millenni e millenni hanno fatto la Chiesa ortodossa senza quasi mai cambiare nulla. Voi dunque capite che questa pittura qui che vedete oggi non solo è un cambiamento, è una rivoluzione. Per inciso, gli ortodossi a tutt'oggi dicono che la pittura occidentale cristiana non è cristiana. L'hanno fatta pittori che non avevano la fede. L'ha fatta Perugino, che si vantava di non andare in chiesa e di fare le Madonne più belle del Rinascimento, lo scrive Vasari. Le immagini le facevano i santi, poi le facevano i preti, santi e religiosi, e solo la gente di fede dipingeva le immagini di fede. A tutt'oggi la tradizione delle icone ortodosse è così, cioè è giusto, no? Se tu fai l'immagine di Dio, devi credere a Dio. Capirete il Rinascimento italiano. Ce n'era uno per tutti, il geniale, che si faceva chiamare senza vergogna come soprannome, e non serve che lo spieghi, Sodoma. Serve che lo spieghi? Era di Siena, uno dei più grandi pittori, si chiamava Antonio Bazzi, detto il Sodoma. Quando giocano il palio, sapevano che lui andava con gli uomini. E quando gioca il palio di Siena, dicono: come dobbiamo chiamarlo, maestro, che lei ha vinto? Possiamo chiamarlo Sodoma? Capirete, i toscani se gli perdonano qualcosa. Ma certo, ho detto Sodoma. E oggi voi andate sui click e guardate Sodoma pittore. Cioè, che meravigliosa libertà comunque anche l'Italia e la cultura italiana. Bisogna esserne orgogliosi. Ma gli ortodossi, invece, tu dovevi essere credente per dipingere le icone. E tanto meglio se eri anche sacerdote. Dovete vedere il famoso film di Rubliov. Entriamo nel tema. Vi do degli sprazzi perché la cosa sarebbe lunga e non vuoi farla troppo noiosa. Qui, dunque, è una confraternita del Sacramento. È arrivato. Del Sacramento, qui c'è un piccolo Mosè che riceve le tavole della legge, dipinto in trompe-l'œil, cioè ingannando l'occhio, vuol dire come se fosse una scultura su di un marmo. E la posa, il gesto e il nasino di Mosè sono geniali. L'ha fatto con quattro segnati che i fumettari del giorno d'oggi. E poi al di sopra vedete con le tavole della legge, che sembra persino che gli, la dico in veneziano, che gli sbrissa dalle mani, sembra che gli scappino dalle mani. Sopra abbiamo la scena più bella, che adesso ve la trascrivo, grazie, se riaccendete il cellulare alla fine della relazione. E al di sopra ancora abbiamo un Padre Eterno visto dall'alto, che si vede la fronte, già questo è un gesto, invenzione di Tintoretto e di Tiziano, che osserva le due scene. E nella prima, sopra, vede ovviamente il figlio diletto morto e sacrificato per la salvezza dell'umanità, e vede al di sotto Mosè, al quale ha dato le tavole della legge. Capite? C'è un legame che unisce l'alto al basso. Bene, la scena centrale è, secondo me, il capolavoro nel capolavoro. Questo deve essere l'emblema di questo museo, di questo paese e degli studi dei nuovi grecheschi in Italia del periodo italiano. Vediamo un Cristo passo sul sepolcro sostenuto da due angeli. Uno, quello a destra, la destra è la parte buona, sapete, la parte santa, no? La mano destra, alla mia destra, alla destra del Padre, potrei andare avanti. Guardate, sta sussurrando e osservando da vicino con un gesto patetico il volto di Cristo morto, forse quasi baciandolo sulla fronte, intanto tiene la mano per il gomito e ci fa vedere la stigmata della mano.
Bene, Cristo è diverso da quella parte, un'anatomia stupenda dipinta pensando a Tiziano, pensando a Michelangelo. Va bene. E questo dunque è l'angelo, permettetemi di dire che non te l'avevo raccontata, è l'angelo giustamente del bene. È l'angelo del bene, perché voi sapete che nella crocifissione c'è a sinistra il buon ladrone, alla destra di Cristo, no? Parliamo sempre di Cristo, di chi sta in croce. Dunque, alla destra c'è il buon ladrone, un giorno sarai con me in paradiso, e dall'altra parte c'è il cattivo ladrone, no? Che ha il demonio che gli porta via l'anima, mentre quello buono ha l'angelo che gli porta via l'anima. Questa è l'iconografia che questi pittori sapienti sapevano, e i sacerdoti che commissionavano, il doppio lo sapevano. Dunque, da questa parte avete il lato buono e l'angelo che Cristo versa la testa da quella parte, e l'angelo, come dire, soffre con queste ali bianche, una bianca indica addirittura il cielo ed è, come dire, svanito il colore per questioni chimiche di 400 anni e 50 di vita che lo scuro ha assorbito il chiaro, perché l'ha dipinta dopo, l'ala bianca verticale che indica la resurrezione, indica in fondo l'anima di Cristo che certo che, non l'anima di, che Cristo risorgerà dopo tre giorni, come dire, la speranza. State attenti, l'angelo di là. L'angelo dall'altra parte, pur sempre arrivato dal cielo, ha le ali nere, la testa girata dal lato opposto, addirittura fa un gesto quasi di, come dire, anche di eccessivo dolore, un gesto patetico, teatrale, come dire, non mi disinteresso, non capisco, come dire, è un dolore quasi degli altri per quanto regga la mano, una cosa molto sofisticata, adesso lo dico con parole popolari, ma potrei andare più dentro, cioè, come dire, è appartenere ma starsene un po' nicodemico, per chi sa la parola, uno che di giorno è cristiano e di pomeriggio di notte è ebreo, viceversa, capite? È qualcuno che pone il dubbio, perché deve ancora risorgere? E questo è l'angelo dalla parte del male, del cattivo ladrone, ha le ali nere. Guardate che meraviglia, con questo volto che osserva dal lato opposto, non sarebbe educato guardare dall'altra parte quando il protagonista è il centro. Mi seguite? Vi do degli agganci per come si spiegano le immagini, così vanno spiegate le immagini antiche. Tutto ha un senso e sempre va verificato. Dunque lui è l'angelo del dubbio, ecco la parola. È l'angelo della, come dire, certo, la risurrezione, però guarda in basso, alle ali nere, e come dire, sta dalla parte, diciamo, della sinistra, sfortunato. Ciò non toglie che sia un angelo, non dimentichiamoci che uno degli angeli maggiori si chiamava Lucifero, portatore di luce, poi è diventato nemico. Ma insomma, entriamo in una casistica molto complessa. Io non vorrei mai che da queste parti ci fosse stato un'intelligenza teologica che avesse avuto capacità, che al 500 si faceva. Lei lo sa che molto spesso i monsignori avevano da scrivere e riscrivere e ripensare e rigettare sempre idee nuove dentro le vecchie. Io lì comunque pongo questo sospetto, ma questo è per darvi un po' l'idea della densità che hanno le immagini geniali degli artisti. Ecco, perché questo non è banale, non è una costruzione ovvia, è una costruzione molto intelligente. Da questo parte, lo faccio sempre senza far danni, questo qui è San Matteo con l'angelo, secondo me il profilo è di Tiziano stesso, il profilo di Tiziano che era conosciutissimo, famosissimo, Tiziano era ancora vivo, e dunque, muore nel 75, mi pare, 74, e dunque lui che è allievo di Tiziano, lì ci mette un ricordo, e c'è quell'angelo dietro, a Bettona si vede meglio, che guarda con sospetto quello che sta facendo questo tale, vedete, che ha il librone sotto il braccio, e sta come dipingendo con la penna, così come se dipingesse un telero verticale, sapete, si dipingeva in piedi, e dunque, e dietro c'è l'angelo che gli tiene l'inchiostro, e guarda un po' così, vedete, quello di Bettona si vede ancora meglio, il profilo è veramente bozzarrisco. Questo è uno dei più ben conservati. Questo è San Marco. Questo si è conservato meravigliosamente. Va detto che tutti gli evangelisti camminano, tutti sono andanti, tutti camminano perché la buona novella deve essere portata a tutte le genti. Sono tutti con il passo. Avete notato? Sono tutti andanti. Guardate il leone come si gira, la testa è un capolavoro. Vale per tutte le facciate. Questi bianchi che vedete nel fondo non erano bianchi. Nel 500 questo si chiamava smaltino, era un colore azzurro, che non era lapislazzolo, non era guado, era un nuovo colore che era stato ritrovato dalla chimica dell'epoca e che era azzurro e che purtroppo non potete goderne di quello che doveva essere come uno smalto azzurro. Pensate a questi cicli con queste variazioni rosa e azzurro, doveva essere una cosa incredibile, probabilmente anche di gusto, che qualcuno direbbe ma che strano gusto, ma era il gusto del greco e c'era chi lo amava.
Dunque, questo Samarco ha una testa stupenda, lì in quanti siamo, in 3 centimetri avete un ritratto che potete ingrandirlo finché volete e più lo guardate più diventa bello. Ci ha messo persino l'ombra della ciglia, non ha fatto le ciglia, e ha fatto l'ombra riportata per dare l'idea della terza dimensione, poi vi avvicinerete senza fare quello che sto facendo io adesso, ma è per vostra comodità. Da questa parte, ecco, questo è quel punto più rovinato, abbiamo San Giovanni l'Evangelista, quello della croce, che non è giovane, è vecchio, perché lui a Patmos, sapete, in un'isola greca, scriverà l'Apocalisse, oltre che il suo Vangelo. Il suo simbolo è l'aquila, mentre di là il suo simbolo è il leone, e non vi avevo detto che sono andato qua, che Matteo il suo simbolo è l'angelo, sono i simboli specifici dalla visione di Ezechiele che gli evangelisti porteranno con sé, aria, acqua, terra e fuoco, ma adesso non andiamo troppo lontano. Questo dunque è San Giovanni, quello che è rimasto dopo il restauro ben fatto, questa manica stupenda, la vivacissima aquila e il profilo. Il visetto di San Giovanni, grasso, col naso un po' patato, con l'occhietto saputo e con le labbra, guardate in pochi centimetri, è riuscito a fare una personalità. Non sono uno che si eccita di fronte alle cose qualsiasi, sapete, voglio dire adesso senza disprezzare nessuno. Questo museo si può fare in alcune sale anche di corsa. Dai, che cattiva questa, ma lui è cattiva. Secondo scomunica, già due me ne porto a casa. Ma questo qui di Attanaglia, chissà, non finisce mai di sapere, perché questo è un capolavoro. Allora, la testina di San Giovanni, la vedrete da vicino, dice della saggezza di questo che predide l'Apocalisse e l'aquila che gli esce dalla schiena come un fantasma, come un'anima nera, no? L'Apocalisse, sapete. E poi diremo qualcosa sui cherubini. Questo, ecco, si è conservato altrettanto bene. Avete notato che è più sottile la portella. E dunque le figure, il regista mi dice sempre di andare via. E io non riesco a mentire a voi, perché io devo vedere con i miei occhi per dirvi la verità. Perché se parlo a vanvera sono come quelli della televisione, allora non è più finita. No? Allora, anche nel mondo dell'arte ci sono. Io se vedo parlo, se no taccio. Allora, quella testina lì, probabilmente un autoritratto di El Greco, intorno ai 30 anni, 31, guardate, ci ha fatto una buffissima frangetta. Non so quanti avevano la frangetta in quegli anni. E il viso è così bello, con la bocca leggermente aperta che sembra appena aver asciugato i peli del pennello che tiene in mano, invece dovrebbe essere la penna dell'Evangelista. Vedete il bue, mi raccomando, che avete delle cose preziose. Le mani, la forza della muscolatura, i sandaletti, il paesaggio. E pensateci l'azzurro, questa testina è commovente, cioè questa testina è eccezionale, non so come dire, è una miniatura perfetta di un'espressività ridotta in 3 centimetri, che lui diceva quant'era bravo a lavorare in piccolo, no, in greco. Dunque, San Luca, questo è San Luca, cosa ho detto? San Luca è mancino. Allora, dico che è mancino, infatti dopo avete trovato scritto qualcosa, troverete, perché il greco era mancino, pensate che il greco era mancino, dunque infatti San Luca è il patrono dei pittori, forse non l'avevo detto. Tutte le accademie di pittori si chiamavano San Luca. Lui era pittore, dunque era anche cristianissimo, perché passerà dall'ortodossia al cattolicesimo, rimanendo sempre un grande spirituale, sempre un grande cristiano, voglio dire, il greco. E dunque questo è il patrono dei pittori, e io non nascondo come Retona che quello possa essere un suo autoritratto. I cherubini che vedete sopra sono di una finezza umorale, ecco come ho scritto, cioè che ognuno ha la sua espressioncina, ognuno è dentro al suo mondo di nuvolette, dipinti veramente con 4 pennellate, sapienti, non 4 pennellate su e via, 4 pennellate che sono il riassunto di migliaia di angeli che aveva già dipinto, aveva 32, 33 anni quando andava via dall'Italia, quindi aveva 30 anni nel 500, era immaturo, era un uomo all'apogeo della vita, un artista, era un professionista, e lui lo era, lui quando lascia Creta era già iscritto alla fraglia dei pittori di Creta, dunque lui è un professionista. Questi angioletti sono meravigliosi, ci sono anche a Bettona e ci sono anche a Montefalco. Allora, guardate quali mondi si aprono dietro a queste porticine, perché alla fine sono delle porticine, no? Ognuno è lì che sta dietro. Se avete notato, mettiamolo dritto, gli evangelisti, vedete che non hanno il piedestallo sotto, vedete che il settore non ha cornice, avete notato? È come entrare in una casetta, questo l'ha fatto apposta, vedi qui, ricordi Gianni che l'hai fatto anche di là. Cioè, questo sì, perché siamo dentro un'immagine sacra, ma questo no, è aperta la via. Tu puoi entrare, sono come dentro la loro porticina che ti dicono, siamo qui, e la vita entrate, è fantastico, ma questo l'ha disegnato lui, il tabernacolo disegnava lui, non so se l'ho detto, l'hanno già detto degli storici, lui era anche architetto, disegnava tutti i retabili spagnoli.
Come è stato fatto? Questo è di legno, con 5 parti dipinte e una schiena, dipinta pure lei in grigio neutro tipo marmo, dunque era senz'altro aveva qualcosa sopra, probabilmente alcuni abbiamo trovati con 3 cupolette, noi abbiamo costruito quella cupola, ma la più parte le abbiamo trovati così. Questa è pastiglia, che vuol dire che è gesso friato, frantumato, che veniva messo con un pennello a gocce dense, una specie di stucco, diremo, sul legno, sul quale poi veniva messo il bolo armeno, si chiamava bolo armeno questa terra, che poi assorbe la foglia d'oro. Significa che questo, e non ci sono dubbi, questo è foglia d'oro, zecchino. L'oro è uno dei metalli, soprattutto che si accorre dal centro, è uno dei metalli che si può, sapete, rendere più duttile, si può dividere, non so se per 10.000 volte, un millimetro d'oro, una cosa incredibile. Dunque gli antichi lo facevano a mano, e dunque era più grosso di quello dei moderni, e veniva messo sul bolo, che è quella parte che veniva rossa, e poi veniva pressato con un corno d'animale, di capra, di bue, anche oggi, si pressa con il corno, con un osso, la foglia d'oro sul bolo, lei lo assorbe e non si stacca più. Cosa doveva sembrare questa pepita gigante e colorata che arrivava a Castigliano? A Castigliano deve essere stata una autentica meraviglia. C'erano molte cose d'oro qui, guardate che cosa avevano già lì da un secolo e mezzo, due. Voglio dire, l'oro, la chiesa e il potere anche laico lo teneva ovviamente come il metallo più prezioso, come segno di potere e di possesso della materia prima. Dietro a te, girati dietro a te, Pietro. Pietro, vedete anche lì il bolo e la foglia. Allora, voglio dire, questa pepita d'oro, piccola tutto sommato, no? Questo blocco di metallo che con la luce delle candele all'interno della confraternita del sacramento di Castignano, con le luci delle candele doveva essere una cosa, credetemi, talismanica, cioè oltre, cioè, pensate ai poveracci con le scarpe, se avevano le gambe e se avevano lo stomaco pieno, pensa cos'era la religione vista tramite la ricchezza di un prodotto di questa qualità, anche quello è sbalorditivo, ma anche questo, anche perché le confraternite del crocifisso che nascono, che sono della controriforma, dovevano anche mostrare una forma di pietismo, di elargizione della carità. Volevo dirvi due cose, poi siamo alle domande. La pittura del Greco di quegli anni italiani, sotto abbiamo Bettona, quello di Bettona da andare a vedere e da creare dei gemellaggi culturali tra questi due comuni, compreso Montefalco. Guardate questa, è piccolissimo, l'originale è grande così, sta al Prado attualmente, viene da collezione privata ed è una fuga in Egitto, è dipinto, vedete, con questa tecnica, che è una tecnica che è il passaggio dalla pittura iconica, ve l'ho fatta vedere prima delle icone, alla pittura moderna, come vi dicevo, di Parmigianino Tiziano Raffaello. Prego, sì. Bene, è piccolissimo, lo possiede il Prado, io l'ho visto a Venezia, l'ho visto anche al Prado, ma volevo dirvi l'intelligenza, oltre alla qualità pittorica, simile alla nostra. C'è l'asinello, con la Madonna col bambino, fuga in Egitto, questo è Giuseppe, Beppi, che tira la corda, è l'asino, sapete, famoso l'asino che non vuole muoversi. E sapete perché non vuole passare il ponte l'asino? Voi che qui forse i vostri nomi se li ricordano ancora gli asini, perché ha paura dell'ombra. Vedete, ha paura, sai, gli asini hanno paura delle cose, ha paura dell'ombra di Giuseppe. Pensa che tenerezza, che intelligenza, che quante cose doveva contenere l'opera d'arte. Non doveva avere solo la bellezza, doveva avere racconti, storie da allargare. No? Questo è un gruppo che come fa, l'asino guarda in basso, guarda l'ombra e non vuol tirare, non vuol passare il ponticello precario e Giuseppe guarda come tira. Questo, vi ho detto l'aneddoto, il contenuto, io amo molto i contenuti, sarei proprio un iconologo, cioè uno che sa il significato delle immagini. Però insomma, ho pure la fortuna di avere un occhio a volte formidabile. Dunque, questo qui è del periodo italiano, molto vicino al nostro. Poi volevo farvi vedere questo, che è stato dipinto in casa Farnese, Palazzo Farnese a Roma, si chiama Soplon, perché il titolo è spagnolo, ma sarebbe stato in italiano, il ragazzo che soffia, il soffiatore. Vedete, è un ragazzino, siamo ben prima di Caravaggio, 30 anni prima di Caravaggio, tanto per dirvi le mode, che sta a Capodimonte a Napoli, è un ragazzino, vedete, che soffia su un tizzone per accendere una candela. Questo effetto di luce radente, con la mano nera in primo piano perché sta nell'ombra, è una cosa che non l'avrei fatto nessuno. Ma
Ma nessuno pittore avrebbe fatto una cosa nera lì, che mai che ti compri un quadro con una mano nera in primo piano, mi capite? Dobbiamo pensare anche al mercato, al gusto, all'eleganza, gente ricca, piena di arazzi, piena d'oro, di gente che si muoveva con il galateo di dalla casa, che aveva tutto un linguaggio, tutto un mondo di raffinatezze che mai avrebbero acquistato una cosa. Ma però lui riesce per il Farnese a fare questo capolavoro di fare questa mano nera perché incontro luce. Nessuno l'aveva mai fatto prima in pittura, nemmeno Bassano, quello lui si rifà. E questo dipinto sta attualmente a Napoli, e assieme al ritratto di Giulio Clodio, che era il suo, che aveva 40 anni di più, il suo, come si dice, quello che rappresentò per portare dentro a Palazzo Farnese, il suo protettore, diciamo, romano, no? Ecco, non so se ho detto che di tabernacoli italiani del Greco c'è, sono 5 tavolette a Ferrara, piccoline, probabilmente estratte da un tabernacolo del quale non sappiamo nulla, da dove arrivano, magari venivano dalle Marche, chissà. Ce ne sono una cena grande così a Bologna, Pinacoteca, anche questa non si sa l'arrivo, ma è del Greco, che è di questo periodo. L'altarolo di Modena, che vi ho detto che è il primo della classe perché è firmato ed è quello che ha aperto gli studi di altissima qualità, e questo ci sta addosso, questo ci sta proprio addosso. Quello è datato? Non è datato. Gli storici dicono prima del 1572, 68-69. Poi c'è i due San Franceschi, uno a Napoli, Benincasa, Sant'Orsola Benincasa, e uno all'Accademia Carrara di Bergamo, due piccole telette di San Francesco, una proviene da Perugia. Bene, di quello che oggi l'Italia possiede del periodo italiano è quello che vi ho elencato io adesso. E Castignano, e Bettone, capite? Dunque quelli che studiano il greco e studiano questa pittura devono passare di qua, per cui avete una meraviglia che è il vertice di tanti studi, di tanti libri, anche inutili, perché poi sapete come si studia sempre su quello che si è già studiato a volte per far vedere che la so di più, che la so più lunga, ma se questo qui ce l'avesse in mano qualche scombazzatore della televisione d'oggi, purtroppo uno che era anche un amico è morto in questi giorni e pensavamo di far passare, grazie a delle mie conoscenze, anche di Giorgio D'Averio, che potevamo magari col tempo portarlo qui, ma adesso non andiamo in cerca della televisione, la televisione è il mondo della televisione, onesto fino a un certo punto. Voglio dire, però questo è materia di tanti argomenti, un'attrazione fortissima. Castignano con quest'opera potrebbe fare una piccola mostra più avanti, portando quello di Bettona e magari anche quell'altro di Montefalco, e poi prestarsi, di cominciare a creare, però anche dati, studi, bisogna memorizzare tutto, bisogna tutti quelli che vengono, Don Vincenzo, che fanno le fotografie, che adesso sanno prendere il nome e il cognome, che siano persone per bene, oneste, se fanno degli studi, di portarti gli studi, di far crescere intorno, come dire, i dati. E quando dovranno fare delle analisi chimiche che hanno fatto a Bettona, questo è identico, io non ho dubbi, quello ho usato gli stessi colori, la stessa roba, però se li faranno, troverete le tracce dei disegni sotto, come abbiamo trovato a Bettona. Quelle degli evangelisti saranno uguali a quelle di Bettona, ma quella della deposizione centrale è un unicum, cioè lì sotto avete il disegno originale del greco, che oggi con una rifotografia si può fare facilmente. Capite? Dunque diventa il condensato di mille informazioni che devono venire qui per sapere davvero, perché sono gli occhi, come avete visto anche i miei gesti, sono gli occhi che verificano, capiscono, allargano la ricerca e, come dire, e approfondiscono gli studi. In ogni caso questo è un unicum, è una rarità, è una, come dire, il vertice, che ce ne sono pochi in Italia, di un genio che ha fatto in un periodo di 9 anni e del quale si conoscono poche opere e che ne abbiamo sparse anche per l'Italia, ma che questa è eccezionale. Bene, se avete qualche domanda, siamo qua. Sì, ma c'è Giorgio che doveva parlare anche. Giorgio, scusami, sai, che mi nascondo pure io sotto le mie parole a volte. Giorgio, scusami. Io sarò brevissimo. Intanto, scusami, se la cosa che mi premeva sottolineare in queste attribuzioni che ha fatto il maestro Lovato, noi dobbiamo riconoscere una cosa importantissima. Le opere attribuite sono tutte di proprietà pubblica, quindi non c'è un interesse
commerciale. Mentre invece quasi tutte le attribuzioni che sono state fatte finora di El Greco provenivano da mercanti d'arte e da proprietari delle opere, per cui sono state poi successivamente smentite e sono state avvalorate nei passaggi di proprietà in cui hanno aumentato il loro valore venale. Alcuni sono stati acquistati per pochissimi soldi e poi sono andati a cifre da capogiro. Racconta quello di Eraclion, Giorgio. C'è questa tavoletta di Eraclion, che è il paese originario, la città natale di El Greco, che è una tavoletta brutta, malmessa. Beh, è bellina, dai, sì, grande come uno degli apostoli. Non è neanche paragonabile a questa, che è stata acquistata dai greci in un momento di crisi economica come hanno passato, che è stata veramente 3 anni fa, dura, ancora, per 1.600.000 euro. Vabbè. Questo è il valore. Sì, la trovate su internet, Eraclion, guardate, battesimo di Cristo. Una tavoletta, una di quelle lì. No, sindaco, gliel'abbiamo detto in un orecchio, ma è andato a fare un debito in banca. Ti ho interrotto, Giorgio, stavi dicendo. No, e quindi questa è la cosa più importante, per cui a Bettona si è costituito questo comitato del Greco, popolare del Greco a Bettona, per coadiuvare il maestro Lovato nelle sue ricerche. Stiamo cercando questi tabernacoli in tutta l'Italia centrale, abbiamo coinvolto storici dell'arte e quindi saltano sempre fuori nuovi elementi che fanno pensare e confermano la teoria di questa bottega di El Greco a Roma con degli allievi, anche perché la qualità dei dipinti non è chiaramente tutta dello stesso livello del maestro. Molto rapidamente devo anche mettere sull'avviso Don Vincenzo, perché Lovato è pericoloso e lui dove va trova delle cose a Bettona. Tanto per fare degli esempi, siamo andati nel magazzino del comune e dietro una porta che sbatteva c'era un busto e lui dice: questo qui viene dalle mie parti, era un busto autografo del Canova. Del Canova, che il catalogo del museo di Bettona dava disperso dal 1927, pur catalogando, e stava lì in un angolo buttato, ogni volta che si apriva la porta ne veniva via un pezzo. Cioè bisogna anche pensare che ancora devo scovare qualcosa, è pericolosissimo. Poi abbiamo tenuto la conferenza di presentazione di quel libro che abbiamo editato, e dietro le sue spalle c'era un affresco 7 metri per 3 enorme in un vecchio cenacolo del convento di San Crispolto a Bettona, e lui ha riconosciuto un'immagine rara, se non è unica nel campo della storia dell'arte, di due Giuda raffigurati nella stessa ultima scena. Su questo si è fatto un piccolo convegno con dei teologi, con degli artisti, quindi si è dato il via a tutta una serie di ricerche che portano poi a vedere come tutto è concatenato, come da una cosa si passa a un'altra. Perché a Bettona c'è una cosa così? Qui c'è un documento che dice è stato acquistato perché era bello, perché era prezioso. La prima cosa hanno chiesto gli storici dell'arte, cioè perché a Bettona, un paesetto vicino a Assisi, c'è un tabernacolo così? E allora si è andate a cercare, e chiaramente il maestro Lovato tira fuori, cioè il Greco aveva fatto, e questo è firmato, un ritratto del cavaliere Vincenzo Nastagi. Questo cavaliere era un cavaliere dell'ordine dei cavalieri di Malta, aveva partecipato attivamente alla difesa di Malta nel 1565 e era stato ritratto da El Greco. E abbiamo trovato il documento che dice che questo signore era stato nominato commendatore, cioè a capo della commenda dei cavalieri di Malta di Bettona.
Quindi la liaison è venuta fuori. E la chiesa è lì, la commenda è ancora lì. La chiesa è ancora lì. Questa chiesetta, ex chiesetta dei Cavalieri di Malta, fuori presentava un affresco nella lunetta esterna, un affresco di San Giovanni Battista alla fonte, e il comitato si è dato da fare facendo un'asta con le opere di Guerrino e di altri artisti, ha finanziato il restauro di questo affresco che adesso è ben conservato e è visibile da tutti. Allora, la partecipazione della popolazione è fondamentale in questa cosa. Bisogna essere orgogliosi di quello che si possiede. Mi pare che questo è una cosa ormai acquisita, insomma, però bisogna sempre ricordarlo e bisogna sempre fare in modo che vengano sempre più valorizzate e che anche le generazioni future ci pensino e non li mettano in un deposito come è stato fatto con questo e questo di Bertone anche. Basta. Grazie Giorgio.